Ragazze, ciao ragazzi, sono qua per farvi un nuovo video sui prodotti Essence, un aggiornamento di tutte le cose nuove che ho comprato nell'ultimo periodo. Quindi, che vuoi tu? Quindi diciamo dell'estate. Ce l'ho tutte qua dentro in questa busta, perché io personalmente li compro da Scarpe e Scarpe, che è un negozio che trovo spesso nei centri commerciali. E non so, fatemi sapere anche voi nei commenti dove trovate i prodotti Essence. Che vuoi tu? Una lente le vuole essere partecipe del video, dove stai? Eccola là. Allora, iniziamo subito. C'ho un po' di cosine qua dentro che adesso vi faccio vedere. Ah, prima di iniziare vi volevo dire questa cosa. Voi sapete che io vado sempre a comprare prodotti Essence, non faccio mai collaborazioni, no? Con questa marca non ho mai fatto collaborazioni. Sono io che vado a comprare prodotti con i miei soldi, vi faccio video semplicemente perché mi piace parlarvi di questi prodotti che sono economici e spesso hanno buonici. È successo che dopo il mio ultimo video praticamente mi ha contattato tramite email la Essence, proprio la Essence in persona, incredibile, ha contattato Carlita Dolce per dirmi che, perché avevo detto in quel video che alcuni prodotti, se vi ricordate, li avevo bocciati come faccio sempre, no? Alcuni promossi, alcuni bocciati, insomma queste robe qua, e loro mi hanno contattato per dirmi i prodotti che tu hai bocciato ci tenevamo a specificare che comunque sono prodotti che noi sono tutti ingredienti controllati, anche se tu non li accetti, insomma noi però apprezziamo molto la tua recensione, quindi insomma una roba del genere, non mi ricordo bene la mail, comunque apprezziamo molto la tua recensione e cercheremo di utilizzare le tue informazioni per eliminare questi ingredienti per te non vanno bene, che hai ritenuto non appropriati, insomma. E quindi mi ha fatto molto molto piacere questa cosa, perché a volte alcune aziende insomma non reagiscono proprio così bene quando io faccio video, insomma boccio prodotti eccetera, quindi mi ha fatto piacere questa cosa, cosa che loro comunque hanno visto il mio video, hanno visto i miei video e anche grazie ai vostri commenti hanno capito insomma che determinati prodotti, quei prodotti che avevo bocciato, magari erano da migliorare, e quindi adesso faranno di tutto per migliorare i prodotti e togliere quei 2-3 ingredienti, evviva, uepa, felicità. Veramente sono troppo contenta quando succedono queste cose, che vuol dire che le aziende sono interessate comunque a migliorare e sono interessate anche a quello che noi consumatori, no? Mi ci metto anche io che sono comunque consumatrice, vado a comprare prodotti per pensiamo quindi che a migliorare i loro prodotti. Spesso succede questa cosa, che dopo che ho fatto un video l'azienda appunto in questione vede il video e cerca di migliorare quel prodotto anche grazie ai vostri commenti, quindi veramente bellissima sta cosa. Quindi piccola nota positiva, ogni tanto c'è qualcosa di positivo. Allora, per quanto riguarda i prodotti della detergenza, prima vi volevo parlare di questi due. Allora, c'è questa qua che era la crema giorno, questa qua in crema intensiva idratante. Allora, questa cremina è molto carina, è molto molto idratante, cioè pensate che ha una consistenza tipo di una gel crema, però è molto molto idratante, a me piace tantissimo veramente. Però se avete la pelle tipo mista così, no, cioè, dovete avere o la pelle normale o secca, perché poi ha un profumo molto molto carino, a me è piaciuta. Poi c'è questo qua che è il gel detergente viso, che questo lo uso da un bel po' di tempo, ormai è diventato un must per me, me lo porto anche dietro perché mi lavo il viso, è purificante, è bello, mi piace anche le mani, insomma. Poi veniamo ai prodotti da trucco. Allora, per quanto riguarda i trucchi, i rossetti nel video scorso, comunque non mi ricordo di quali vi avevo parlato e quali no nel video precedente, quindi nel dubbio vi faccio vedere comunque i miei preferiti del momento quali sono. Il 21, che è Trash Chic, è questo marroncino molto molto carino, che però secondo me in estate non è proprio insomma l'ideale. Poi c'è questo qua che è un pack diverso dai soliti che vi faccio vedere, però controllate anche un buonici, perché c'ha l'olio di ricino, c'ha vari ingredienti, insomma c'è qualcosa di sintetico, però comunque non c'è la paraffina, non ci sono i siliconi, quindi a me è piaciuto. Ed è un rosa, però questo è tipo un burro cacao lucido, è molto trasparente, quindi non è pigmentato. Poi c'è questo qua che si chiama Don't Stop the Nude, che è appunto un nude marroncino, anche questo molto molto delicato, poi vi deve piacere. A me piacciono molto i nude, soprattutto con un trucco occhi intenso. Poi i miei preferiti sono questi qua, li ho lasciati per ultimi, veramente, infatti me li chiedete sempre anche tipo su Snapchat, su Instagram, quando metto qualche foto me lo chiedete sempre. Sono i miei preferiti questi qua, lunga durata. Allora, questo è il numero 16, I'm Yours, e questo è il numero 13,
13, Love Me. Allora, il numero 13 è un rosa chiaro, molto molto carino, delicato, bellino sulle labbra, fa un bel effetto, mi piace tanto. Poi se non la smetti. Poi c'è questo qua invece, il 16, è un po' più scuro, è sempre un rosa nude, però un po' più scuro. Sono entrambi belli, veramente sono i miei preferiti del periodo. Poi questo lucida labbra anche mi sta piacendo tantissimo, All That Grace. E questo qua è tipo un nude chiaro, beigeolino, abbastanza carino. Non lo uso molto spesso, mi piacciono di più rossetti come consistenza dell'essence. Infatti ce l'avevo solo uno, non so neanche perché l'ho comprato, insomma, vabbè. Comunque poi la terra, una delle mie preferite è questa qua. A proposito di questa terra, Sun Club Shimmer Bronzing Powder, alcune di voi mi hanno segnalato, mi hanno detto: ho comprato quella terra che tu hai fatto vedere nel video, ma dentro ci sono i siliconi. Io non so come vi succeda sta cosa, se è vero, cioè non so, sarà vero, che non penso che una persona mi scriva una cosa che non sia vera, quindi penso che, partendo dal presupposto che spero che sia vero, allora, talc, mica, isopropili stearate, magnesio stearate, capril clear, conservanti, tu, ma fezzitano, diox, è finito. Cioè, non so, se avete comprato questa, non ci possono essere siliconi e la paraffina, perché c'è qua, c'è lì, ci sta scritto qua dietro, quindi non so come possa succedere sta cosa, spesso me lo dite, quindi, però c'è anche da specificare questa cosa. A volte le aziende fanno anche per uno stesso prodotto più formulazioni, quindi magari anche a me è capitato, a volte potete essere magari sfigate che avete beccato quella formulazione in cui c'era il silicone. Però questa qua, la 20, è veramente buona, mi piace tantissimo come terra abbronzante. Poi ci sono questi due blush che veramente mi piacciono tantissimo, c'è scritto sopra new, quindi penso che siano proprio nuovi, Mosaic Blush, quindi a mosaico, li riconoscete perché sopra ci sono tutti i quadratini tipo mosaico. Ho preso questo qua rosa che è il numero 40 e questo qua pesca che è il numero 10 e mi piacciono entrambi, infatti li ho comprati entrambi proprio perché secondo me sono due colori molto molto carini, anche se vi devo dire che quello là rosa è carino e ce l'ho adesso, l'ho messo proprio prima per farvi vedere, cioè è un rosa che se ne mettete abbastanza, molto acceso, molto molto carino. Questo qua pesca invece è molto chiaro, è un bellissimo colore, proprio pescato, bello, però magari sulla mia, sul mio, la mio colore di pelle che sono un po' abbronzata non si vede tantissimo, ne devo mettere un po' in più. Comunque io i blush essence veramente li adoro, perché infatti se vi ricordate anche negli altri video, tipo quello là, il Silky Touch Blush, quello là classico, ve l'ho sempre promosso perché mi piace tantissimo in tutte le colorazioni, quindi anche questi qua, e anche dal punto di vista dell'inci vi confermo che non hanno silicone, non hanno paraffine, sono comunque abbastanza accettabili, quindi l'inci è pressoché simile a quello là del Silky Touch Basic. E poi per finire questi due smaltini, questo qua rosa fucsia che è troppo troppo carino ed è il 31, che secondo me è intonato pure alla maglia e infatti me lo voglio mettere, è troppo troppo estivo e bello. E poi c'è questo che è blu, però è quell'effetto tipo brillantini, infatti si chiama 29, I don't need money honey, cioè dei titoli un po' più lunghi ancora, e però è blu tipo con i brillantini, quindi non è uno smalto normale ma è tutto glitterato.